Buonasera, cala la sera, cala la sera, però non cala l'attenzione su questa Juve, che poi è un diverso modo di calare, la sera cala, cala, nel senso che viene giù dall'alto, l'attenzione cala, non cala sulla Juve, ma è un altro modo di concepire questo calare. Resta lì l'attenzione sua, perché quando si parla di Juve, ragazzi, è come dire, si apre un mondo. No, si apre un mondo che riguarda gli Juventini e i non Juventini, che in questo momento stanno vivendo una specie di sogno. Se per i tifosi della Juve questo è un incubo, per carità, non come quello di tanti anni fa, niente a che vedere, sia chiaro, quello fu provocato, tra l'altro. Questo invece è autoprovocato, quello fu provocato dall'esterno, questo è autoprovocato di incubo. Ecco, per chi non è juventino, ovviamente questo è un sogno ed è normale che sia così. È normale che sia così. Vedere la Juve, diciamo così, travolta da polemiche, cambi possibili di panchina o comunque discussioni sulla panchina, gioco o non gioco, giocatori infortunati, insomma, sembra di vedere squadre di qualche anno fa che più o meno andavano in linea con questo trend e ci sono andate per tanti anni, insomma, mentre la Juve vinceva. Va bene, comunque, è normale, è il ciclo del calcio, È il ciclo del calcio. Qui a volte si perde un po' il senso del reale, nel senso che è calcio, è sport. Quando si parla di dramma, no, ragazzi, i drammi sono altri, sia chiaro, però è chiaro, è altrettanto chiaro che insomma, un tifoso tiene al fatto che la propria squadra vinca o continui a vincere, fa fatica ad accettare che ci possano essere degli anni in cui cali, specialmente se sei abituato a vincere, specialmente se la tua storia è costellata di vittorie, però bisogna anche farsi una ragione. Questo non significa abdicare mentalmente dalla ricerca di cause, motivazioni, spiegazioni, eccetera, tutt'altro sia chiaro, però deve essere un esercizio razionale e non ossessivo, di ragione e non di pancia, perché la pancia a volte porta da altre parti, porta ad essere sconclusionati. E allora, quando si entra nel cuore di una situazione, nel cuore di un problema, ammesso che noi abbiamo gli strumenti, perché noi la Juve la vediamo giocare, non la vediamo allenarsi, per esempio, non si può evitare di toccare il tema, come ha fatto bene anche oggi tutto sport, della preparazione atletica. La preparazione atletica è importantissima, poi va da sé che deve essere supportata da una preparazione mentale, perché tu puoi essere atleticamente a posto, ma se non è la tua testa che dà l'impulso alle gambe, le gambe da sole non vanno. Ok? Io ho sempre sollevato questo tema, ma cioè, non voglio essere precursore di nulla e non ho scoperto l'acqua calda. Quest'estate, molto prima che iniziasse la tournée negli Stati Uniti, se andate a rivedervi certi video ancora del mese di luglio, ero andato a vedere la tabella dei ritiri di tutte le squadre di Serie A e mi ero accorto che la Juve era l'unica che andava a fare una tournée oltreoceano. L'unica. E avevo già sollevato questo problema. L'avevo detto. Adesso non voglio fare il fenomeno, cioè ci arrivava chiunque. Ok? Caspita. Si ritrovano a Torino e già è un po' di anni che fanno così, non vanno più in montagna, sono finiti bei tempi di Pinzolo, di Saint-Vincent, di Châtillon, Bardonecchia, eccetera, no? Perché per anni ci hanno fatto una testa così, tutti, tutte le società, tutte le squadre ci hanno fatto una testa così, dicendo che la preparazione va fatta in montagna ed effettivamente tutte la facevano in montagna perché l'aria è migliore, perché si respira meglio, perché si ossigena meglio il sangue, perché poi ne trae i benefici quando vai a giocare col caldo e poi da qualche anno a questa parte vanno bene anche gli 85 gradi Fahrenheit della città. Perché noi parliamo della Juve che si allena alla Continassa con 35 gradi, ma non è che a Milanello siamo sulle Dolomiti o ad Appiano Gentile siamo sull'Appennino, cioè ragazzi sono appena appena più su della pianura, ma niente di che, fa un bel caldo anche lì, posto che anche quest'anno c'era caldo anche in montagna, mi sono fatto una vacanzina a Pinzolo, si toccavano tranquillamente i 30-31 gradi, però la sera stavi bene,
Nell'orario allenamento stavi bene, ero scappato proprio dalla città, lasciamo stare i fatti personali. Non solo quella settimana lì di Conti d'Assa, ma poi la partenza per questa tournée, toccando posti notoriamente non freschi come Las Vegas e Los Angeles, ok? Un mio collega, un mio operatore, ok? Cameraman, operatore, chiamatelo come volete, è appena tornato da 10 giorni fa, da una ventina di giorni in California, dove si sono toccati i 45 gradi. Magari in luglio, in agosto non c'erano 45 gradi, c'era qualcosa di meno. Lì adesso è una situazione un po' particolare, però ragazzi, allora. E poi giocando contro Real Madrid e Barcellona, lasciamo stare il Chivas. Real Madrid, cioè, sono partite che ti impegnano mentalmente. Mentalmente, ti danno stress perché vuoi vincerle. Giustamente, ok? Che preparazione puoi aver fatto in quel periodo? Io ripeto, non sono un esperto, ma che preparazione puoi aver fatto? O quantomeno l'avrai posticipata. Perché non potevi fare lo stesso tipo di preparazione che ha fatto, per esempio, un Napoli che è andato in montagna, o altre società, quelle che sono andate in Austria a lavorare, e si parla sempre comunque di certe altitudini, eccetera, eccetera. Che tipo di preparazione può essere stata fatta? È evidente che questa squadra ha un calo non solo mentale, ma anche fisico. Forse vanno di pari passo, non lo so, ma c'è un calo. Poi recuperano nel finale quasi che avessero, dovessero amministrare le forze. Vedi questa squadra che a volte arriva seconda sul pallone, molto spesso arrivano secondi sul pallone i giocatori. Vuol dire che non c'è o non c'è ancora il risultato di un'operazione che probabilmente è stata posticipata. E poi gli allenamenti come vengono svolti? Non lo sappiamo. Non lo sappiamo. Noi vediamo quel quarto d'ora inutile che serve solo alle telecamere. Quando c'è la Champions, corsetta leggera li avete visti, no? E il torello per far capire che c'è anche il pallone, perché c'è anche il pallone, ma poi finisce tutto lì. Quando De Ligt ha sollevato dei dubbi, raffrontando la preparazione che ha fatto con la Juve, con gli allenamenti che fa al Bayern di Monaco, tutti hanno pensato ad una sorta di ingratitudine. Ma adesso queste parole, no? Quantomeno ti fanno riflettere. Avrà ragione? Avranno fondamento le sue osservazioni? Probabilmente non voleva colpire la Juve, voleva semplicemente dire: attenzione ragazzi, qua si curano di più certi particolari rispetto ad altri. Come può essere che succeda in Spagna, come può essere che succeda da altre parti, non lo so. Cioè, sono tutte domande che è lecito porsi in questo momento. Al di là del discorso allenatore, che lo vogliate o no, ve lo ripeto ancora una volta, non verrà cambiato. Perlomeno adesso non verrà cambiato, ok? E del quale ho già elencato certo tipo di responsabilità e sul quale mi sono già espresso come dubbio che possa essere in grado in questo momento di raddrizzare mentalmente la squadra. Quindi non dite che io difendo sempre a spada tratta Allegri. Mi sono sentito dire: ah, tu lo difendi sempre, stavolta hai dato la colpa ai giocatori. Non ho dato la colpa ai giocatori. Non prendete una frase che vi serve per costruire il vostro castello di carta, tralasciando il resto che dico. Ho detto che c'è corresponsabilità, anche i giocatori si devono prendere la responsabilità perché sono loro i primi a dirlo, ma è evidente che c'è una responsabilità anche dell'allenatore. Però è chiaro che bisogna esaminare tutta la questione a 360 gradi. Noi non abbiamo risposte. Probabilmente ci sarà adesso un maggior coinvolgimento di questo professor Andreini, che è il coordinatore di tutti i preparatori atletici del mondo Juventus. Verrà coinvolto più direttamente, metterà più voce in capitolo, verrà forse cambiato il tipo di lavoro sul campo, non lo so. Qualcosa la Juve deve fare e probabilmente sta già iniziando a fare, perché non credo che stiano lì a guardarsi in faccia l'uno con l'altro e direi adesso no. Probabilmente si va un po' per tentativi, perché la vera motivazione di tutto questo non la conoscono neanche loro, i giocatori che ti dicono: se sapessimo da cosa dipende, avremmo già risolto il problema. E la famosa sterzata che arriva da un cambio di panchina, in questo momento non ci sarà. Non ci sarà. Questa squadra non è fatta di fenomeni, lo sappiamo.
non può avere l'alibi della mancanza di Chiesa di Pogba, assolutamente, ma è una squadra che può fare 6 punti col Maccabi e può andare a vincere in casa del Benfica, sempre ammesso che possa bastare. Ma se non si ritrova qua nella testa e non comincia a far girare le gambe comandate dalla testa, non vince neanche col Monza domenica. Non vince neanche il doppio confronto col Maccabi. Questo è il punto. Questo è il punto. Lavoro mentale e probabilmente lavoro fisico. Ma alla svelta. Perché è vero che ci sarà una sosta, ma poi ricominciano gli impegni ogni 3 giorni e la stagione potrebbe già essere scritta prima del mondiale. O comunque già ampiamente scritta, magari non totalmente, ma ampiamente. Io ho cercato di portare degli spunti di riflessione. Attendiamo gli sviluppi. Domenica, se la Juve vince, non cambia nulla. Non cambia nulla. Sono solo 3 punti in più in classifica, se vince. Ma è qua che la deve vincere la partita. Perché tecnicamente, mi perdoni il Monza, non c'è partita. La partita diventa importante e al 50-50 se non viene giocata qua. Iscrivetevi al canale. Ciao ragazzi, a domani.